Un traguardo storico meritato, adesso vi aspettano nuove sfide. È un sogno che si avvera, è un paesino piccolo, una matricola, che vince quasi tutte le partite, due sole sconfitte, e vince un campionato di promozione e per la prima volta va in eccellenza. Un'impresa storica. Vedere anche una classe dirigente del Marina, in questo caso giovane, imprenditoriale, che punta chiaramente anche forse la vera forza di questa realtà. Mi ricordo ancora che in estate molti anche tifosi, addetti ai lavori di altre squadre, ci prendevano in giro. Dicevano che non eravamo in grado di portare una squadra a salvarsi addirittura in questo campionato. Ci siamo tolti un bel sassolino dalle scarpe. La nostra forza è gruppo, sia nei giocatori sia nei dirigenti. Siamo davvero una bella famiglia. Il calcio davvero è passione, può essere un hobby, lei chiaramente no, lo vive come tale. Sì, ne ho parlato un po' prima, lo vivo come hobby perché ringraziando faccio altro nella vita e non l'allenatore di calcio, anche se questa è una passione per questo sport veramente immensa, che solo chi ha fatto calcio capisce perché un ragazzo a 40 anni, tra virgolette come me, che fa ben altro nella vita professionalmente, riesce anche a trovare il tempo per fare il calcio. E gli hobby mi dicevano: persone più grandi sono tanto più belle quanto più richiedono sacrificio, e quindi diciamo che col sacrificio di tutti abbiamo fatto anche un'impresa storica. Ma che sapore ha questa promozione storica per una comunità nel rapporto con la tifoseria? No, il rapporto è stato meraviglioso, cioè, ha un sapore molto molto bello. Quello che è successo a Marineo è dell'impossibile perché era un campionato che non doveva vincere con delle squadre che c'erano. Ma con i sacrifici della società e poi il grande lavoro del mister che ha saputo mantenere non un gruppo, una famiglia, perché è stata una famiglia unita fino all'ultimo secondo. Visto l'ultima partita da 2-0 a 2-2, nel finale vincerla con Santino, il gol al 95esimo del primo tempo supplementare, è stato anche lì, il sapore è stato ancora più bello. Questa vittoria del Marineo dimostra come la perseveranza e il senso del sacrificio vengano premiati. Una squadra che vince un campionato così importante, approda così al campionato di eccellenza con uno spogliatoio e tanti ragazzi in campo che hanno veramente dimostrato grande determinazione. Un plauso va quindi a tutti i giocatori, al gruppo dirigente, al presidente, al mister. Tutti si sono contraddistinti per grande forza e determinazione. Adesso li aspetta un campionato difficile, ma sono certo che guidati da questa grande forza riusciranno anche lì a fare altrettanto bene.